Ciao ragazzi e ciao ragazze, allora video dei top e flop del mese di novembre, visto che abbiamo saltato il mese di ottobre e nessuno se ne è accorto, nessuno ha detto nulla. Allora, video dei top e flop del mese di novembre e poi appunto settimana prossima un video carino, un tutorial carino con dei colori prettamente natalizi. Allora, iniziamo subito col primo top del mese di novembre. Questa cipria di Neve Cosmetics ed è Hollywood. Sicuramente ne avete già sentito parlare di Hollywood perché è una cipria bellissima. Io non l'avevo mai provata. L'ho provata a prezzo 12,90 euro più o meno, 13 euro giù di lì. Non l'avevo mai provata, l'ho provata e me ne sono innamorata perché è davvero bellissima. A parte che ha una texture davvero bellissima, aggettivo diverso, cioè, ha una texture davvero delicata e poi comunque resta impercettibile al tatto, è sottilissima, è davvero fine, cioè fantastica. È bianca, però ovviamente risulta trasparente una volta applicata. E ha questo effetto seta proprio, cioè rilascia questo effetto seta fantastico, davvero fantastico. Si vede che mi piace tanto, mi piace troppo. E minimizza i pori da morire, quindi davvero incredibile. Perfetta Neve, davvero mi piace tanto. Mi piace tanto, 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 tanto. Quindi promossa Hollywood di Neve Cosmetics. Altro top, stratop, è questo mascara di Essence, a parte il packaging, cioè, ne vogliamo parlare? È incredibile. Quasi tutto gommato, cioè particolarissimo, fantastico. Allora, perché l'ho preso? Io non l'ho preso perché ho letto una recensione o perché magari, ma semplicemente perché mi sa che ho visto la foto di Carmen, We For Us Makeup, che saluto, non so se vedrà mai il video. Ho visto la sua foto su Instagram e quindi mi è incuriosito tanto lo smalto. Lo smalto. Hai qualche problema, Vale? No, mi ha incuriosito tanto il packaging e sono corsa a comprarlo. Mi piace troppissimo, mi piace tanto, troppo, tanto, tantissimo, tanto. Davvero, mi piace tanto. A differenza di quello che praticamente vi ho promosso, top e flop di settembre, questo mi piace ancora di più. In curva da morire le ciglia, le lascia nerissime, nere, nere, nere. E niente, cioè, sono proprio belle. Lo scovolino è fatto così. Le pettina divinamente, cioè 4,19 euro il prezzo, ma davvero sta promosso. Il Lash Princess, spero si pronunci così. Boh, vabbè, questo qui. Ovviamente lo trovate da Essence, da OVS o dalla Coin. Sì. Va bene, va bene, va bene. Passiamo all'altro top del mese di novembre ed è questo fondotinta di Avon. Allora, forse ho cannato il colore, come quasi sempre, non che non sia adatto al mio tipo di pelle, però anche se ho un viso abbastanza chiaro, ho una pelle abbastanza chiara, ho una pelle abbastanza chiara, forse anche il cream natural non è adattissimo per il mio colore, perché forse è ancora troppo chiaro. Comunque, sono la maggior parte di questi fondotinta di questa linea restano tutti molto chiari, quindi non vi potete sbagliare, almeno i primi 5, anche se con tutti i 6, sono chiarissimi, quindi non vi sbagliate.
ed è appunto il cream natural. Allora, mi piace, io l'avevo già provato in passato, forse hanno cambiato la formulazione, però resta sempre un ottimo fondotinta coprente, packaging in vetro col tappino. Mi ricorda tanto il che cos'era? Dior. Il packaging di un fondotinta di Dior. Però, ecco, appunto, a differenza di quello di Dior, costa molto, ma molto meno. E costa, prezzo pieno, se non erro, 18 euro. 20 massimo. Io l'ho pagato in offerta sul catalogo di campagna. Aspetta che te lo dico. 13. L'ho pagato 11 euro, 12 euro. Sì, 11 euro. E niente, ottimo prodotto, 30 ml, scadenza 24 mesi, unica pecca è che forse un tantino chiaro, ottima coprenza e ottima durata, va bene. Quindi anche il fondotinta Diavon promosso. Passiamo a un prodotto che inizialmente non mi piaceva. Poi di colpo è stato amore, perché effettivamente è davvero bello. Ed è questa matita, che state guardando, la matita o le labbra? È questa matita che indosso in questo momento. Aspetta che zoom. È questa qui di Neve Cosmetics. È sempre di Neve Cosmetics. Allora, sapete che io adoro, ma proprio amo, stramo, teatro di Neve Cosmetics, cioè pastello di Neve Cosmetics nella colorazione teatro mi fa morire, davvero è bellissima, io la utilizzo di continuo perché è un rosso particolare, a me piace troppo, tanto, è un bellissimo rosso proprio, è un rosso natalizio, è questo rosso qui che ho sulle unghie, appunto lo utilizzo sulle labbra. Questo è un tantino più romantico come rosso e vira più sui bordeaux, ma resta rosso, è della collezione Barocco e sto parlando della Due Baci. Nella colorazione, oddio, Masquerade, quindi mascherata, giusto? Penso. Va bene, comunque mi piace tanto, mi piace tantissimo, ragazze, è incredibile, mi piace troppo. Vabbè, allora, cosa che non ho detto, ma ovviamente, cioè perché io lo do per scontato, non l'ho detto all'inizio con la cipria di Neve Cosmetics, è che ovviamente sapete che i prodotti di casa Neve Cosmetics sono tutti vegani, di origine naturale, quindi non ci sono parabeni all'interno, è tutto totalmente bio. E niente, quindi questa qui mi ha fatto impazzire, proprio mi ha rubato il cuore, bella, perché resta opaca, cioè, capito, ha questo effetto bello, 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 bello. Niente, quindi, ultimo, quindi promossa anche lei, e ultimi prodotti top del mese di novembre sono questi due, che li ho lasciati per ultimi. Ma non perché sono meno importanti, semplicemente perché hanno un prezzo davvero bassissimo. Ora, non so se riuscite a reperirli allo stesso prezzo, però quando li ho acquistati io li ho pagati praticamente un euro. E il negozio dov'è? Era in via Sparano a Bari, ora non so se c'è più, ma non penso perché ci sono passata l'altro giorno e non c'era, però comunque sento di consigliarveli, quindi se casomai dovessi trovarti davanti a un Linea Dolly te li consiglio. Allora, per quanto riguarda le colorazioni, io ho preso queste due e mi ci sono trovata bene. Allora, sono questi ombrettini qui di Linea Dolly. Prezzo, almeno io li ho pagati un euro, però li ho visti anche a 1,50 euro. Dove? Spiegarvelo. Oh,
c'era la cornetteria a Bari, dove era? Cavolo, non lo ricordo. Non me lo ricordo. Allora, sì. La parallela di Via Unità d'Italia, quella sì, parallela di Via Unità d'Italia, c'è un negozio di detersivi. Allora, no, stai sulla strada di Via Unità d'Italia, ce l'hai presente, no? Andando verso il ponte, prima del ponte c'è uno spiazzale. C'è uno spiazzale. Lo spiazzale devi praticamente andare dall'altra parte. Venendo da, è complicato ragazzi, non ve lo so spiegare. È un negozio di detersivi, non so che vengo. Vabbè, lasciamo stare il fatto che ogni tanto si toglie il fatto apposta qua. Si toglie il tappino, però alla fine si rimette. Quindi, comunque, promossi perché costano 1 euro, e il prodotto è davvero buono. Ora vi faccio due swatch. Forse è un po' polveroso, però belli. Sul grigio ho fatto una passata molto leggera, però per questo l'ho ricalcato, però davvero da però davvero male, tu stai male. Sono davvero bellissimi. Anche messi insieme, ragazzi, sono riuscita a creare un look, cioè, economico e è davvero bello. E niente, quindi questi erano i miei top di novembre. Noi ci rivediamo dopo Natale per quanto riguarda i top e flop. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un enorme bacione e ci rivediamo settimana prossima per un tutorial, un makeup tutorial. Ciao ragazzi!